Assessore Febbo, qualche giorno fa si è conclusa la rassegna Vini Expo a Bordeaux, la partecipazione delle aziende abruzzesi come al solito qualificata, dati incoraggianti, la vitivinicoltura è sempre più un comparto importante per l'economia. Partecipazione importante, qualificata e massiccia, dati già esaltanti quelli al 31 dicembre 2010, il primo trimestre 2011 ancora più esaltanti, non solo in termini di vendite ma anche di prezzo, e questo credo che sia la cosa che interessa di più un assessore agricoltura, perché è quello che poi alla fine va il prodotto all'agricoltore. Dati esaltanti che vanno analizzati perché ci danno la reale cognizione di ciò che abbiamo fatto e di ciò che abbiamo programmato. Il nostro insistere sui mercati esteri, uscire fuori dai confini regionali, soprattutto aggredire alcuni mercati oltre quelli che già ci sono, come quello degli Stati Uniti, come quello della Germania, ma soprattutto andare nei mercati asiatici, credo stia dando degli ottimi risultati. Collaborazione piena e condivisione degli obiettivi con il centro esteri, con la Camera di Commercio, e mi sembra che questa condivisione stia portando risultati che fanno ben sperare anche per il futuro. In particolare, insomma, il Montepulciano si è segnato ancora una volta all'attenzione generale. Il Montepulciano è il nostro petrolio, su quello bene hanno fatto chi mi ha preceduto a scommettere, gli imprenditori a saper investire. Dobbiamo continuare con questa altissima qualità, dobbiamo anche dare atto che oggi abbiamo degli vini autoctoni che stanno riscontrando il gusto dei consumatori, e quindi anche su quello bene facciamo a fare promozione.